profumo di mare. Ve la ricordate la spot, la sigla? Quella italiana era di Little Tony, Sapore di mare, 249 episodi, 10 anni di programmazione, e Gina Lollobrigida è stata l'unica attrice italiana a salire a bordo della Pacific Princess. Adesso con la nave non c'è più, ma l'occasione è propizia per parlare di crociere, che sono un'alternativa a tante altre vacanze. Non devi prendere l'aereo, non devi, come dire, impegnarti molto, è una vacanza di tutto riposo. Buongiorno a Luigi Gabriele, che è qui con noi, esperto di consumi, e collegato da Monfalcone, Leonardo Massa, manager di una grande compagnia di navigazione. Buongiorno Massa. Sottotori. Eccoci qua. Buongiorno a lei. Tanti passeggeri, qualcosa intorno ai 12 milioni e 800 mila unità. Insomma, è un bel business. Come stanno andando le cose? Rispondo io? E certo, chi vuole rispondere? Non posso rispondere, certo io. No, non sapevo l'ospite studio. Il mercato croceristico quest'anno sta vivendo una vera e propria fase di boom. L'Italia è al centro delle richieste internazionali e gli ospiti italiani che vanno in crociera sono sempre più numerosi. Quindi mi sento di annunciare, chiaramente il consuntivo lo avremo solo a fine anno, che il 2023 sarà un anno record per questa industria, e superando ampiamente quelli che erano i numeri della pre-pandemia. Senta, però la domanda da avvocato del diavolo gliela devo fare. Sono aumentati i prezzi come dalle altre parti, oppure siamo a livelli pre-pandemia? Le dico, uno dei motivi del grande successo di quest'anno delle crociere, oltre all'investimento che i maggiori armatori stanno facendo in nuove navi, è che l'aumento dei prezzi rispetto alle altre formule di vacanza, sentivo che prima lei citava l'argomento degli aerei, ma le dico anche le altre formule di trasporto, è cresciuto molto di più. Quindi i consumatori che già in passato sceglievano in maniera molto importante la vacanza in crociera, quest'anno la stanno preferendo ad altre formule di vacanza. Gabriele, presidente consumerismo.it, allora, quando è che conviene partire a acquistare i pacchetti di vacanze per risparmiare, il last minute? O subito prima, il cosiddetto last minute, o molto prima, perché non si fanno mai acquisti durante i cosiddetti periodi intermedi. Io ho visto dei prezzi molto interessanti, diciamo alcuni mi sono sembrati un po' civetta, perché 200 euro per una crociera farei attenzione. Come quelle di Alan Ford e del gruppo TNT che devi remare poi. Soprattutto se poi troviamo le sorpresine che si aggiungono in genere sul prezzo. Allora, il mercato delle crociere è incredibile, è esploso. 20 anni fa erano poco meno di 3-4 milioni i passeggeri nel Mediterraneo e in Italia. Adesso siamo arrivati a 13 milioni. È un nuovo mercato che unisce, pensi, il volo, perché in alcuni casi bisogna prendere un volo per raggiungere un aeroporto e poi essere trasferito. La crociera. E poi tutta la parte alberghiera di divertimento, quindi sono tante cose in un unico pacchetto. Per cui è fondamentale fare attenzione e verificare che il prezzo di quello che ci viene prospettato corrispondano poi ai servizi. Sempre. Conferma quello che ha detto Massa riguardo i prezzi che sono abbordabili? Allora, la nave è un sistema un po' a sé, molto autosufficiente, riesce a offrire servizi e a generarli da soli. Tanti servizi come l'intrattenimento di bordo, quindi magari riescono a contenere, a mantenere, ma soprattutto perché le navi diventano sempre più grandi, arriviamo a 5.000 passeggeri, quindi l'economia di scala che si può fare in una nave è straordinaria. Chiaro, una crociera nel Mediterraneo, secondo consumerismo, quanto potrebbe costare? Abbiamo fatto dalle ultime rilevazioni, possono andare dai 500 euro ai 1.000 per il base. La media sta tra i 1.000 e i 2.500, invece il super lusso può raggiungere anche livelli incredibili. Massa, conferma? Confermo esattamente i numeri che sono stati dati, e aggiungo che sul prezzo conviene quasi sempre prenotare con larghissimo anticipo, perché il nostro prodotto, il prodotto delle crociere, è un prodotto che rispetto al resto del turismo tende a programmare i propri itinerari con 1-2 anni di anticipo, e questo i consumatori l'hanno capito. Quindi consiglio di prenotare con grandissimo anticipo perché conviene, e sui prezzi la variabilità dei prezzi è molto legata alla stagionalità. Certo. Perché è chiaro che un valore è partire l'8 gennaio dopo le vacanze, un'altra cosa è partire l'8 agosto. I nostri costi
in termini industriali sono lo stesso, sono gli stessi, ma per i consumatori la leva prezzo. Quali sono le mete più gettonate, signor manager? Allora, in assoluto per gli italiani il Mediterraneo è la meta in assoluto più gettonata, frequentata 12 mesi all'anno dagli ospiti italiani. E poi il Nord Europa nel periodo estivo raccoglie tanto interesse, e gli Stati Uniti, che funzionano 12 mesi all'anno, sia con partenze da Miami per i Caraibi che da New York. Sui numeri che avevate prima, un focus sul mercato italiano: lei ha iniziato il servizio raccontando che 4 milioni di ospiti sono diventati 12 milioni. Le dico che gli italiani che sceglievano la vacanza in crociera nel 2000 erano poco meno di 200.000 all'anno. Quest'anno, 2023, sono convinto che supereremo il milione di italiani che hanno scelto la vacanza in crociera come loro destinazione. Adesso, dopo aver lustrato gli ottoni, in questo caso, della compagnia del nostro Massa, entriamo nel vivo e capiamo quale sia il fascino della crociera. Siamo riusciti a reclutare, ma veri, non dei figuranti, due croceristi, Antonio Fazio e Laura Ferranti, marito e moglie? Sì. Purtroppo sì. Come purtroppo sì? Guardi, fuori, grazie. Siamo ancora nel Medioevo, non può, signor Fazio, abbia pazienza. Non sarà lui. Bisogna essere così spontanei, no? Quello che... Signora, lo perdoni, abbia pazienza. Perché la crociera? Perché la crociera... Io guardavo sua moglie e parla lei. Sì, Fazio. Perché non si vedevano l'occhi. Vabbè. Allora, la crociera è un modo di viaggiare molto molto rilassante, è veramente una cosa tranquilla e in più, secondo me, è una coccola, cioè tu vai in crociera, entri nella nave e ti senti coccolato. Ma che si fa durante la crociera, caro Antonio? Allora, un preludio, io mi sono avvicinato alla crociera con molta titubanza perché ero convinto che fosse per i vecchi un po' rimba. Ma no, vecchi d'età, perché sono giovane, lo posso dire, e che tutto pilotato, tutti pronti a mangiare, da buttarsi sul buffet, a strafogarsi. E invece non è così, perché uno poi navigazione la personalizza, cioè fa quello che gli pare. Ci sono tante possibilità, sia sulla nave sia durante le escursioni, quando uno scende. Si possono fare in tanti modi. E questo coso, c'è la palestra, c'è sta il bowling, c'è sta tutto, c'è sta nelle piscine. Ma non vi sentite dei reclusi a bordo, no? No, anzi, io ho trovato che è molto coinvolgente, nel senso che tu entri veramente in una città, sembra una città con tutte le cose che può offrire una città molto bella. Però quasi quasi ti sembra che le cose siano fatte per te. Nel senso, talmente i dettagli sono curati in tutto, dalla pulizia delle cabine a, diciamo, anche allo spettacolo serale. Sembra che tutto sia fatto per te, ormai come per individuo. La vacanza è la crociera, punto. Diciamo che facciamo quello e altro. La vacanza è anche la crociera, perché è un modo diverso di pizzicare i vari posti, di soffermarsi per un giorno, mezza giornata, poi magari se uno gli è piaciuto ritorna e fa... Perché chiaramente il tempo a disposizione per vedere i luoghi è limitato, per cui ti dà un'infarinatura di quello che è il posto che visiti. Un filo mordi e fuggi, nel senso deleterio del termine, esatto. Però. Massa, c'è anche un problema di sostenibilità, si diceva che sono alcune delle città sul mare. Come conciliamo questa grandezza con i porti italiani e i flussi? Guardi, sul tema della sostenibilità le dico che l'industria croceristica è una di quelle che investe in assoluto di più in nuove tecnologie, perché la sostenibilità cammina su due binari, quello degli investimenti e quello delle tecnologie capaci di sostenerle. Le dico che oggi le eliche delle navi non fanno rumore per disturbare l'ambiente marino, ci sono navi a GNL che è gas liquefatto naturale. Tutto quello che è il ciclo dei rifiuti viene studiato e compattato da oltre 30 anni in questa industria, differenziato. Quindi è un'industria che fa moltissimo e si sforza a fare sempre di più, sperimentando tecnologie che nell'industria civile spesso non sono ancora. Ci dobbiamo salutare. Senta, lei soffre mal di mare, Massa? No, tante volte ironia della sorte. Assolutamente no, anche perché sulle navi è quasi impossibile sentire il mare, vista la dimensione delle nostre navi.
Bene. Dove andrà in vacanza lei, se ci va? No, ci vado anche io quest'anno, scelgo il Giappone, guarda caso abbiamo una crociera che proprio in Giappone. Quanto dura la crociera in Giappone? 9 giorni e fa la circumnavigazione del Giappone e della Corea, un itinerario nuovissimo, e quindi vado a testare quello che ho chiamato. Senta, a me se non concesso che uno vinca al Totocalcio e voglia fare una crociera lunga, lunghissima, la crociera più lunga e più costosa, ci faccia sognare. Il giro del mondo, 118 giorni, partenza inizio gennaio, ritorno ad aprile, 90 destinazioni differenti, tutti e 5 continenti, quindi sicuramente il giro del mondo. How much? Quanto costa? Intorno ai 25.000 euro a persona, quindi costoso, ma un costo diciamo che a fine carriera un regalo che chi lavora si può permettere una volta nella vita. Quindi 25.000 a testa, va bene. E poi quattro mesi di vacanza. Quattro mesi di vacanza, poi magari uno può, se va da solo, incontrare anche l'amore. Hai visto mai, come si diceva prima, con Lovebot. Grazie Massa, grazie a Consumerismo. La prossima vostra crociera, Antonio e Laura? Io vorrei andare a Istanbul. Va bene, è un bel posto. Ho lanciato. È un bel posto. Ha lanciato il messaggio, grazie, pubblicità. Poi di nuovo insieme e parleremo di formaggi da spalmare.